Licenziati con un'email. Dal 1 marzo andranno a casa tutti i dipendenti del punto Euronics di Andria che questa mattina hanno protestato all'esterno del centro commerciale Mongolfiera per chiedere ragione del licenziamento imposto da Media Puglia 2 SRL del gruppo SIEM. Noi rimaniamo veramente perplessi per il modo in cui siamo stati trattati, soprattutto essere licenziati con una mail PEC che fa capire quanto comunque noi dipendenti valiamo. Non c'è stato un discorso della proprietà, non c'è stato un modo di interlocutire con queste persone. Siamo veramente rammaricati per questo tipo di trattamento soprattutto. Capiamo, possiamo pensare quali siano le motivazioni, ma non accettiamo il modo in cui siamo stati trattati. Nonostante la mail che abbiamo ricevuto, continuiamo tutti a fare il nostro lavoro, perché continuiamo a lavorare tutti i giorni, nonostante siamo stati licenziati e quindi dovremmo stare a casa. Con poco personale, la gente che ci sta salendo, visto le svendite che stiamo facendo, gli scaffali ormai svuotati. Sono una ventina i dipendenti che dalla sera alla mattina si sono ritrovati senza lavoro dopo aver subito gli effetti di un contratto di solidarietà partito a marzo del 2014 e sospeso per esigenze organizzative dall'azienda a dicembre. In attesa di incontrare la direzione, la CGIL propone soluzioni alternative alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Diciamo no ai licenziamenti, diciamo sì ad un incontro per trovare una soluzione che non siano i licenziamenti e chiediamo anche al centro Mongolfiera di intervenire in questo tavolo di trattativa, perché è giusto che si assuma le sue responsabilità, perché non è la prima insegna che all'interno della galleria chiude licenziando i dipendenti, in quanto le aziende lamentano esosi costi. Eventualmente, laddove ci fosse da parte dell'azienda una chiusura a questa eventuale ipotetica trattativa e quindi comunque decide ufficialmente di chiudere il 28 febbraio, noi chiediamo la possibilità di spalmare i lavoratori negli altri 25 punti vendita che l'amministratore Media Puglia 2 dichiara anche in una sua intervista nel centro sud.